Benissimo. Al Libera Camp di Torino Francesco Renne ha coordinato il tavolo sull'economia. Che cosa è successo? Di cosa avete parlato? Beh, innanzitutto è stato un tavolo molto partecipato dove si sono confrontate anche più visioni su un tema più generale considerato di economia e tasse. L'idea di fondo è stata quella di costruire un framework, cioè un quadrante con quattro macro temi: produttività e lavoro, fiscalità e imprese, mercati e concorrenza e finanza e investimenti. Quindi abbiamo cercato di ragionare su dei principi di riferimento e delle proposte concretamente realizzabili che potessero migliorare il sistema paese, partendo da un presupposto: eccesso di bancocentrismo, imprese dimensionalmente piccole, Stato inefficiente, grande presenza pubblica nell'economia, meccanismo di basso livello di concorrenza, competitività che si sta perdendo. Quindi come migliorare la situazione, alta tassazione e grande evasione, quindi come migliorare un po' la situazione. Ne sono emerse una serie di considerazioni operative concrete, partendo appunto da questo framework, dei principi generali, delle proposte immediatamente attuabili e qualche obiettivo di lungo termine. E su questo abbiamo cercato di far convergere la discussione e tutte le proposte. Quindi è emersa la proposta che abbiamo poi presentato alla fine della sessione. Per essere concreti, una volta inquadrato il sistema generale, che può racchiudersi in alcuni macrotermini. I macrotermini sono efficienza, intesa come efficienza dello Stato, intesa come dimmi che sistema di servizi, che welfare vuoi e ti posso dire che tipo di tassazione hai, perché se non partiamo dal trade-off tra spesa pubblica e quindi livello di diritti garantiti e sistema fiscale, non si può dire se il sistema fiscale è alto, basso, giusto o sbagliato. Quindi una volta inquadrato... Dimmi che welfare vuoi e ti dirò che tasse ti fai. Esattamente, questo è un po' il punto di partenza. In funzione di questo sono emerse una serie di proposte concrete che possiamo dividere in due gruppi: quelle più di sistema e quelle più mirate e contingenti. A livello di sistema, per citarne due, perché la sintesi, perché in realtà sono 7-8 proposte un po' più strutturate, ma insomma, per citare le principali, a livello di sistema, una è quella di sostituire la parte di sussidi alle imprese, quindi agevolazioni finanziarie e fiscali al sistema imprenditoriale, quella parte di queste tipologie di finanziamenti e di sussidi inefficienti. La Corte dei Conti dice che ci sono circa 12 miliardi di finanziamenti o agevolazioni inefficienti. Diciamo che se ne potrebbe arrivare a risparmiare 20 su 60, 60 è il valore complessivo di queste agevolazioni tra Stato e Regioni, 20 su 60 è l'8-9% delle imposte sui redditi d'impresa, e quindi persone fisiche sono le persone, sono le capitali. Quindi ci potrebbe fare questo scambio: meno sussidi a settoriali ad alcuni soggetti, a volte che seguono anche delle logiche clientelari o dimensionali, e redistribuirle su tutte le imprese in riduzione di imposte. Un altro sistema, un'altra proposta di sistema che si è pensato di fare è di proporre, sempre sotto un'ottica liberale, cioè della costruzione di un sistema non coercitivo nell'ambito economico e fiscale, è quello di proporre un'authority di natura tributaria, o per essere più precisi, di sottrarre al trinomio Ministero dell'Economia, Agenzia delle Entrate e Equitalia il potere interpretativo delle norme e il controllo sullo statuto del contribuente, cioè a dire che tutte le questioni interpretative che condizionano le operatività che seguono le leggi impostate debba essere deciso da un'autority terza, cioè non da un soggetto che potrebbe avere dentro di sé l'interesse a interpretare pro cassa e non pro verità. E quindi l'idea di questa authority terza dovrebbe, che faccia da garante che l'interpretazione sia effettivamente in diritto, dovrebbe aiutare a dare una certezza del diritto tributario e quindi migliorare il rapporto tra il cittadino e lo Stato. E poi due invece applicative,
in particolar modo di tra quelle immediatamente praticabili. Una è quella di aumentare la contendibilità delle imprese, quindi la possibilità di favorire fiscalmente le acquisizioni per consentire due fenomeni. Il primo, la mobilità maggiore delle imprese che magari tendono a chiudere o che non riescono ad andare avanti per questioni generazionali, nel presupposto che chi compra un'impresa pensa di fare meglio del vecchio imprenditore, chi vende pensa di incassare di più di quello che guadagnerà in futuro. E di conseguenza il nuovo imprenditore tendenzialmente avrà un progetto e farà degli ulteriori investimenti, va premiato questo ulteriore investimento perché genera maggiore ricchezza e lavoro in funzione di questo investimento, ovviamente investimenti di imprese italiane, di chi restano in Italia, quindi non si faccia dumping o evasioni particolari. E poi l'ultima invece è ridare benzina al motore dell'accesso al credito, cioè utilizzando un meccanismo, cioè dei business plan attestati che potrebbero permettere con dei meccanismi particolari di accedere a un fondo di rotazione di garanzie e quindi poter far sì che le banche possano dare credito anche alla piccola e media impresa perché avranno dei dati prospettici certificati e autorizzati prendendo a prestito quello che già c'è nei risanamenti delle imprese, c'è una legge dello Stato che dice che i finanziamenti attestati, i business plan attestati servono per ottenere nuova finanza, per fare i risanamenti, perché c'è una minor rischio che il piano si possa realizzare o meno e portare questo principio all'interno dell'attività ordinaria d'impresa e quindi poter consentire a tutte le imprese che oggi un po' soffrono, un po' vorrebbero ripartire perché magari sta ripartendo il loro settore ma hanno difficoltà di accesso al credito perché vengono da anni bui e quindi non con un rating non perfetto, questa visione avanti e non indietro sul business plan potrebbe mettere in condizione le banche di ridurre l'area di rischio, di dare maggior credito. Tecnicamente vuol dire un giustificativo per un override, per il tecnico che vuol dire migliorare il rating, non per quello che esce dalla macchina, ma per un intervento di un dato terzo rispetto ai numeri di bilancio. Un insieme di idee pratiche che partono però dal principio generale che è quello di costruire un sistema che abbia una libertà di intraprendere, una libertà di investire, una libertà di spendere. Intraprendere e investire perché si crea ricchezza e spendere perché si distribuisce ricchezza in maniera non coercitiva. Ti ringrazio per aver risposto. Grazie, grazie a voi. Ciao.